Abbiamo appena finito il Lavaredo Trail. Qui i più bravi tecnicamente faranno la differenza. 1000 metri di dislivello negativo, che veramente sono tosti, tutti su single track impegnativo a tratti, esposto a tratti, quindi attenzione ragazzi. Adesso siamo in località Casone della Crosera e da qui inizia la salita al rifugio Città di Carpi. Rifugio Città di Carpi, Forcella Maraia, la stessa cosa perché si trovano tutti e due nelle vicinanze. Qui abbiamo 900 metri di dislivello per 8 km. Un consiglio che vi do: fatevi una buona scorta di liquidi e di alimenti, perché rischiate di rimanere senza benzina se non lo fate. Siamo arrivati anche a Forcella Maraia. Se non vi è venuto male la schiena sulla prima salita del rifugio Uronto, qui rischiate di avere dei gran dolori. Tira tutta e negli ultimi tratti il terreno è molto smosso. Bella, bella. Teo, girati un attimo, inquadra i panorami. Vai dietro di te. Cioè, ragazzi, che spettacolo, che spettacolo. Questo è quello che vi trovate quando salite, le fatiche saranno ripagate dai panorami che trovate. Spettacolo. Come vedete sulla mia destra c'è il rifugio, quindi se non ce la fate più potete riposarvi qua e magari mangiare qualcosa. Dietro al rifugio i Cadini, che dire. Siamo qui al Bus de Pogoffa, siamo a circa 1 chilometro dall'inizio della discesa dal Città di Carpi, da Forcella Maraia. Adesso ci aspetta la terza novità di questo Trepic 2017, la picchiata verso la ciclabile, verso l'ultima micidiale salita. Vediamo come sarà.